Dopo una lunga fase di stallo, il DDL Zan è stato calendarizzato al Senato. Si sblocca così il disegno di legge contro l'omofobia. Il via libera è arrivato dopo la votazione finita con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l'avvio della discussione sono PD, Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali e Italia Viva, contrari a parte del centrodestra. Lo scorso 4 novembre il disegno di legge era stato approvato alla Camera. La maggioranza di governo ha trovato l'accordo per una revisione del coprifuoco a partire da maggio. Fonti del centrodestra riferiscono, grazie all'impegno di Lega e Forza Italia, il governo ha accettato di rivedere la posizione sul coprifuoco da maggio sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, saranno rivisti i limiti temporali di lavoro e per gli spostamenti. Il leader della Lega Matteo Salvini poi specifica: c'è una posizione comune a tutta la maggioranza, che impegna il governo, in base ai dati, entro maggio a rivedere i limiti, gli spostamenti e il coprifuoco. Io sono per la cancellazione. Le regioni e le province autonome italiane si preparano a ricevere nell'arco della giornata odierna una nuova fornitura di vaccini anti-Covid. Come sottolineato in una nota dal commissariato all'emergenza, guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, si tratta della più ingente consegna mai arrivata finora. Sono infatti 2,2 milioni le dosi di siero prodotto da Pfizer-BioNTech che tra ieri e oggi vengono distribuite nelle oltre 200 strutture sanitarie designate dalle regioni e dalle province autonome. Sono stati circa 1 milione gli italiani che hanno subito colto l'occasione per tornare a cenare fuori. Dal 26 aprile, infatti, nelle regioni in zona gialla è possibile tornare nei ristoranti che hanno a disposizione tavoli all'aperto. Attualmente le uniche regioni escluse sono le arancioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta e la rossa Sardegna. La stima fatta da Coldiretti ricorda anche come le riaperture siano indicate come priorità da quasi un italiano su tre, che desidera tornare in pub, ristoranti e agriturismi per trascorrere momenti conviviali a tavola insieme a parenti ed amici.